Io non voglio essere catalogata come la figlia di una vittima di camorra, vittima di... Io sono semplicemente Carmen, la figlia di Andrea, una persona incredibile che mi ha permesso, grazie ai suoi insegnamenti, di essere la persona che sono adesso e mi ha dato la forza, ovviamente, di intraprendere questo cammino. Questa è la stanza di hotel da dove vivo da circa una settimana. Sono partita lunedì di Pasquetta e quindi ho attaccato alle 23 e ho spaccato alle 7 di stamattina. Mi sono laureata il 19 novembre del 2019 all'ospedale Monaldi, dopo ovviamente un percorso formativo di una laurea triennale in infermieristica. Cercando i vari avvisi pubblici e partecipando, abbiamo fatto l'avviso per questo ospedale nuovo per l'ASL di Alba e Bra a Cuneo e poi abbiamo ricevuto la telefonata e siamo partite, insomma, non ci abbiamo pensato due volte. La mia scelta è nata 3 anni fa. Se io decido di intraprendere un cammino e voglio, diciamo, vestire i panni di un infermiere, non posso tirarmi indietro, soprattutto in un'emergenza sanitaria del genere. Il fatto che mi abbiano chiamato dal nord per me è stato, diciamo, un pensiero secondario, nel senso che io sarei partita comunque. Chi pensa che il nord e il sud siano due mondi separati veramente pecca di banalità, nel senso che pensare di voler speculare o di voler, diciamo, fare polemica anche in una situazione di emergenza così è veramente una cosa assurda, cioè non si può. Quando poi negli ospedali veramente c'è, in primis persone che soffrono, persone che muoiono, perché l'abbiamo visto bene il tasso di mortalità che ha provocato, diciamo, questo virus, e poi per tutto il personale sanitario che sta lavorando. Io ho perso papà il 26 giugno del 2012, c'è stato praticamente un agguato fuori al bar giù casa a Casoria, e un proiettile di rimbalzo l'ha colpito e lui è morto sul colpo. E io, tra l'altro, ero sul balcone, ho praticamente assistito a tutta la scena. E ogni volta che mi addormento, chiudo gli occhi, io sento, vedo quella scena sempre, ed è una cosa che ti segna per tutta la vita, non la dimentichi, non puoi chiuderla in nessun cassetto, non puoi. È lì, parlo al presente di lui, cioè per me è vivo e presente in ogni mia cosa, in ogni mia scelta in funzione di tutto quello che in 16 anni di vita mi ha regalato, anche perché io l'ho perso, che ero giovanissima, piccolissima, a 16 anni. I primi anni mi sono quasi devastata il cervello a volermi per forza dare una spiegazione, ma ad oggi ti dico che di spiegazioni non me ne posso dare. L'unica cosa, siccome sono una persona che cerca di vedere sempre il buono ed è un parolone in questa situazione così surreale, è semplicemente dirti che mi ha reso la persona che sono adesso. Tutte le mie scelte sono dettate da questo forte senso di amore che ho nei suoi confronti. Si dava proprio per il prossimo. Spero davvero di essere un po' così. Anche giusto un pochino uguale a lui. E spero veramente che sia fiero di tutto quello che sto facendo qua. Sicuramente non mi sento un eroe. Io sono, ti ripeto, mi sono appena affacciata a questo mondo, mi sono appena affacciata in questa emergenza. Gli eroi sono quelli che all'inizio proprio della pandemia ci hanno messo corpo, cuore, anima, mente, tutto quello che potevano, hanno fatto turni devastanti, hanno portato avanti una battaglia e stanno vincendo la guerra. E in questo momento mi sento fiera di poter far parte, diciamo, di questo esercito.